Ciao, grazie. Ciao Costantino, ben trovato. Grazie. Allora, sta per iniziare una nuova fantastica avventura di Pechino, la più grande novità immagino sia nella location, diciamo, partiamo da questo. La più grande novità è che attraverseremo l'Africa, che non è poco, partiamo dal nord-nord, da Tangier, la storica Tangier di William Burroughs, e finiremo nella Garden Route, nel Sudafrica, proprio sulla costa. Sarà spettacolare quest'anno, il pubblico non sarà deluso. Ok, senti, come si sono comportate queste nuove coppie? Trovi sempre, insomma, se ci puoi dire qualcosa? Si comporteranno relativamente bene, però poi entrano in competizione perché vogliono vincere e a volte diventano abbastanza cattivelli. Ok, siccome so che tu in realtà sei, diciamo, particolarmente attivo nella costruzione anche di questo programma, sì, vorrei capire proprio da un punto di vista autorale le sfide della nuova location e soprattutto... Allora, da un punto di vista autorale e produttivo è stata una grande sfida quest'anno, perché si attraversano dei luoghi dove non ci sono autostrade, strutture, come ad esempio la savana della Tanzania. Non passeremo attraverso solo dei villaggi, dei luoghi turistici dove la gente va a fare i safari, anzi, quasi mai, passeremo in luoghi completamente inediti e quasi inesplorati, a volte anche per appunto villaggi tribali. Quindi diciamo che mi devo svegliare alle 4 e mezza del mattino. È stato molto difficile, però i risultati saranno visivamente spettacolari e i concorrenti, che sono come al solito degli squilibrati, sono particolarmente agguerriti quest'anno. Ok, ultima domanda, qual è stata la sfida più divertente di questa edizione per te? La sfida più divertente di questa edizione per me? Ma sicuramente, più che sfida è vedere gli animali, le giraffe che attraversano la strada in Tanzania, è stata la cosa che mi rimarrà impressa in mente di più. Va bene, grazie mille allora. Grazie.